Io voglio aggiungere soltanto due parole a quanto detto dal dottor Tobisi, e poi lasciamo la parola al professor Pasta per le conclusioni. Io sono d'accordo quando lui dice che la questione degli eventi deve essere sempre contestualizzata. Quando io mi riferivo alle megastrutture americane, chiaramente non pensavo a Milano, pensavo alla realtà siciliana, alla realtà dei nostri centri storici, delle nostre campagne, in cui insomma non è. Mi è successo di vedere mega strutture alberghiere in mezzo alla campagna in località, non dico quale, ma in località che secondo me non avevano alcuna possibilità di successo nel mercato, che erano lontane dal mare, lontane dai punti di interesse, ma che erano state realizzate lì, non si capisce bene per quale motivo, come piombate dall'alto, così in maniera assolutamente metafisica e contestualizzata. Chiaramente sappiamo bene che un albergo per fornire un rendimento sufficiente a giustificare l'esistenza stessa dell'azienda deve avere un numero di camere che non dovrebbe essere inferiore alle 120, 50 camere, o 80 camere, cioè un po' sopravvivere, 40, 30 diventa impossibile, a meno che si tratti di un boutique di lusso destinato a un particolare specifico target di clientela e così via. Però chiaramente non ci troviamo in una situazione di questo tipo. Esistono anche alberghi di dimensione diciamo, media, poi hanno delle camere sottodimensionate rispetto agli standard internazionali. Mi è capitato di vedere anche queste camere che 18 24 che insomma, non hanno alcun mercato, non si possono vendere a prezzi competitivi, diciamo. E questo è una problematica. Per quanto riguarda invece la possibilità di produrre, di costruire alberghi a basso costo, e voglio citare soltanto un caso che non è italiano, è una catena tedesca, Motel One, che è presente in Germania, in diverse località, e che sta cercando di espandersi anche in Italia. E questa catena è riuscita a realizzare un prodotto, una nuova realizzazione a basso costo, con pochi accorgimenti che hanno consentito di ridurre al minimo i costi di costruzione, riuscendo a fondere alcune funzioni, come quella della recensione della lobby della sala di salone del breakfast in un unico ambiente fluido, e con piccole trasformazioni da camera, ad esempio sono riusciti a ridurre di una cinquantina di centimetri la larghezza della camera, della campata della camera, eliminando completamente il tavolo e l'armadio guardaroba che sicuramente si trova all'ingresso e che occupa diciamo, una striscia della camera profonda da 60 centimetri, sostituendo l'armadio con una barra formata attaccata al muro di una pareta specchio, in un ambiente di design moderno, contemporaneo, raffinatissimo, ma a basso costo, e con il televisore piatto che ormai è, diciamo, questo è il televisore che 10 anni fa, si è deciso, non erano assolutamente impossibile considerarli come una fornitura di contract per il mercato del periodo di massa, perché ormai, dato che i prezzi sono ormai da qualche anno abbassati, sono presenti praticamente anche gli alberghi economici. In questo tipo di albergo le camere si possono vendere a prezzi più bassi rispetto alla media perché i costi di costruzione sono stati ridotti al minimo, riducendo leggermente la superficie della camera senza ridurre la superficie acquistabile. Sarebbe più facile per me spiegarvi come funziona, ma sento delle immagini che purtroppo non posso farvi vedere. Utilizzando, mescolando quelle funzioni, eliminando ad esempio il frigo bar dalla camera, sostituendo con un distributore automatico di bevande posto nel corridoio che si aziona con la stessa carta magnetica che usiamo per la camera, l'eliminazione del frigo bar comporta soltanto un risparmio delle singole forniture del frigo bar per 300 camere, ma comporta anche un risparmio in termini di costi di gestione, perché consuma molto meno energia un distributore automatico per piano, due distributori automatici per piano posti nei punti strategici del corridoio, che non un frigo bar per ciascuna delle 200 camere. E questo in termini di gestione, riuscendo ad abbattere i costi correnti di gestione dell'albergo, significa un incremento significativo della redditività di un albergo. Quindi esistono diverse soluzioni architettoniche.
In particolare, la soluzione proprio dell'architettura sostenibile che consentono di ridurre anche i costi per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, di cui non so che parlare, ma diciamo, ci sarebbe molto da dire a proposito, che possono consentire un investimento per la realizzazione di un nuovo albergo che abbia tempi di recupero dell'investimento inferiori rispetto a quanto abbiamo fatto. Questo è stato fatto da molte anni con successo in Germania ed è sicuramente la strada per loro. Basta. L'argomento, ecco, sentiamo la battuta, è ora di buttare la pace. Appunto, aspetta, una piccola battuta, perché Raffaele aveva dato un menù molto vasto, molto vario. Io che molto volte parlo con i clienti e le prime volte che vogliono fare un albergo. Attenzione a non mixarlo in un modo strano questo menù, perché io dico che un progetto è sempre come un puzzle. Voi avete la vostra foto, però se cominciate a mixare le serine, poi arrivate alla fine che la foto che avete all'inizio non è quella che vi trovate alla fine. Per cui la foto è l'elemento importante, cioè l'obiettivo da definire è la prima cosa da fare. E non è vero, cioè, è vero che ci sono le redditività, però ci sono gli alberghi sopra le 100 camere, sotto le 100 camere, sono tutti elementi e parametri che poi possono essere confermati e smentiti da livelli di business diversi. Faccio un esempio a tutto quello che è tessuto alberghiero di Saint-Tropez. Non c'è un albergo che ha più di 30 camere. Come faranno a stare qui? Allora, la cosa importante è la qualità del servizio, è il valore per quello per cui pago. E lì ogni imprenditore sa sviluppare la sua specificità, deve poi entrare in un sistema di comunicazione, non bisogna essere isolati, perché il sistema permette di fare gruppo e il gruppo permette di alloggiare magari 100 persone in 5 strutture diverse e allo stesso tempo avere un n numero di persone che sono felici perché hanno vissuto n esperienze che possono anche essere intercambiate, come succede in tanti alberghi quando hanno camere diverse che vengono richieste in modo diverso. Cioè, preferisco avere la camera con tutto blu, è un caso, per esempio,